freddo, giorno, notte, luce, buio. L'installazione per il trentennale della caduta del muro di Berlino è stata realizzata su tre percorsi che esplorano la storia del muro, quindi con dei totem che spiegano la storia che dal 45 all'89, e c'è una parte artistica che ripercorre soprattutto le vie della East Side Gallery e una parte performativa che è stata realizzata da una classe del Liceo Virgilio, in cui i ragazzi si sono messi in gioco per rappresentare e rendere giustizia alle persone che hanno perso la vita durante la permanenza del muro. Ma non ci sono solo le vittime, ci sono anche le persone che si sono salvate. Bisogna rendere giustizia a tutti coloro che hanno perso la vita e tutti coloro che sono riusciti a sopravvivere portando a termine questa situazione in cui hanno dovuto vivere per 20 anni, più quasi 30 anni. È stata coinvolta principalmente la classe terza EL del Virgilio, che ha lavorato principalmente a tutta la realizzazione strutturale, dai murales che si sono fatti ai totem, tutto quello che è presente in sala è stato realizzato dai ragazzi della terza EL e anche la performance è realizzata da loro. Ci sono dei ragazzi esterni che hanno collaborato, tanti aiuti da parte della scuola, soprattutto per i materiali per realizzare tutta l'installazione. E da domani, che è il 9 novembre, appunto il trentennale della caduta del muro, tutto il materiale che è adesso in sala dottoramenti sarà fruibile nel salone del Virgilio.